Rimuovere al centro Pavesi col faccio di Rovigo che di rimonta conquista il match e due punti importanti. Siamo qui con Silvia Loppi, ciao Silvia. Ciao, ciao a tutti. L'ha detto, primo set tirato e conchiuso i vantaggi, 27-25, il secondo giocato malissimo, molto male, e lì poi è cominciata la partita di Rovigo. Poi ci siamo tra virgolette svegliate, nel senso comunque abbiamo messo in campo il nostro gioco e alla fine il risultato poi ci ha pagato. Ci piace fare per niente. È un abbonamento a quanto pare che comune a voi e a Capitale. Probabilmente dobbiamo metterci d'accordo. Senti, dopo una settimana che vi avete impegnate in Coppa Italia, un'altra soddisfazione, con che morale ci prenderete poi? Scenderete in palestra e poi andrete a giocare. Sicuramente alla fine quando si vince, ora sono già 3 vittorie di fila, quindi è normale che c'è entusiasmo, c'è voglia di fare ancora meglio, voglia di fare bene, e quindi mercoledì ci andiamo in campo con la consapevolezza dei nostri mezzi e con la voglia di portare a casa un bel risultato. Qui è tutto da Milano, Silvia Loppi e Rosa Verone, e alla prossima, ciao! Muovere al centro Pavesi, Rovigo batte Club Italia 3-2 e siamo con coach Crisi. Salve coach! Un bel match, partito male con un set tirato, 27-25 il primo, il secondo non giocato per come avresti voluto vedere per la tua squadra, e da lì poi è iniziata la partita di Rovigo. Sì, sicuramente la squadra del Club Italia ha fatto un 2-7 ad altissimo livello e noi di contro abbiamo fatto una partenza non alla nostra altezza. Hanno dalla battuta e in attacco hanno tirato fuori parecchi temi nel cinema e questo gli ha tenuto conto della finalità che può fare, lo deve continuare a fare come sta provando a fare sempre più con continuità. E io devo ringraziare solo le ragazze per la reazione e l'orgoglio che hanno avuto, sono riuscite a rimanere fiduciose di se stesse, piano, lentamente, forse ripreso in mano la partita, perché già dal secondo set, è vero che l'abbiamo perso male, ma la reazione era cominciata, perché stavano iniziando a mollare e lasciare andare il set, sono stati bravi a non lasciarlo andare, pensando che poteva comunque essere ormai perso, di prendere il ritmo per essere in ritmo, poi è stato possibile, quindi bravo, non sono usciti dalla partita con questo secondo set. Senti, Coppa Italia e campionato, due obiettivi che devi dare molta attenzione, soprattutto la Coppa Italia adesso che ci sono le semifinali. Cosa ti aspetti? Mi aspetto tanto divertimento, voglio che siamo in un periodo molto duro da tanto tempo, un po' per le condizioni che abbiamo in casa, un po' rigido, ma questi ci siamo già detti tra di noi, devono essere validi, perché questo, le condizioni sono queste, non cambieranno, quindi lo sappiamo, non cerchiamo scrivere, affrontiamo la nostra maratona, come dice questa ragazza, stiamo affrontando la maratona, cercando di tenere il passo, il nostro obiettivo adesso è tenere il passo, perché siamo molto difficile, a livello fisico. C'è una cosa attaccata? È lungo questo momento, non c'è più niente, solo il cavetto. Perfetto. Grazie coach. Qui è tutto da Milano. Ciao. Ciao. Rimuovere al centro Pavesi, abbonamento tie break, che è il secondo abbonamento di Milano dopo quello per la PM. Siamo con Sofia Dodorico. Match purtroppo perso 3-2 dopo aver praticamente giocato una buona parte di gara, la prima parte di gara, avanti 2-0, poi è venuta su Rovigo e un po' di errori da parte. Sì, sono comunque contenta del risultato perché giochiamo contro la seconda classifica, quindi una squadra molto esperta. Dovevamo fare un po' di più, soprattutto per il fatto che alla fine abbiamo mollato proprio rispetto alle altre partite, forse è questo che ci penalizza un po'. Però siamo contenti lo stesso. Secondo me è un po' la conseguenza anche della stanchezza dei 3 tie break giocati questa settimana. Quindi. Cosa che mi hai detto, non sopporti più. No, basta. Beh, ogni volta che dobbiamo tornare a casa poi si fa il tie break, sono sempre in ritardo col treno. Infatti sono le 20:23, sì, siamo live. Senti, adesso si riprende di nuovo in palestra, prossima settimana, nuove partite, che cosa ti aspetti
prima cosa di non arrivare a tie-break questa volta. Prima cosa quella e poi comunque di ritrovare un po' il ritmo e la fiducia che abbiamo, che è facile da ritrovare ma non troppo. E solo, c'è solo bisogno di un lavoro di squadra, secondo me, che è in casa di nuovo prossimo sabato. Esattamente. Quindi se dovete fare qualcosa, finite di fare le ragazze. Qui è tutto da Milano, Sofia Todorico, Mirko Sebrone, prima che perde il treno la lascio andare. Ciao! Ciao! Siamo ora al centro Pavesi, Club Italia perde 3-2 contro Bengrovigo, siamo qui con Coach Mancarelli, salve Coach. Salve, ciao. Senti, il primo set aveva detto tiratissimo, un secondo che sembrava praticamente proiettarvi verso un epilogo migliore di questo match e poi è venuto fuori Rovigo. Sì, beh, ho detto bene, è venuto fuori Rovigo, quindi sicuramente l'ingenuità che abbiamo commesso oggi è quella di pensare che questa squadra fosse quella del secondo set o che il secondo set in qualche modo le avessimo lasciato il segno e magari non capire che queste hanno una dignità per cui magari è opportuno aspettarsi che reagiscano, vista l'esperienza, visto il livello di questi giocatrici che sono in grado di mettere in campo. Quindi questo è stato il nostro peccato di oggi probabilmente e credo che l'abbiamo pagato nella maniera più giusta. Come adesso, cosa fare adesso, cosa cambiare in vista del prossimo match contro la Baccheri, no, sempre sabato? Non c'è niente, perché questo purtroppo è un qualcosa, è un percorso che fa parte del gioco, questi alti e bassi, queste indecisioni, queste situazioni un po' così possono succedere, sono dietro l'angolo, sono dei meccanismi che scattano all'improvviso e si trasformano la spavalderia in paura di sbagliare, quindi secondo me non c'è da cambiare niente, non è neanche la prima partita che perdiamo, quindi ovviamente questo non significa assolutamente niente dal punto di vista, diciamo, della gestione poi del programma di lavoro. Diciamo che anche questo match è l'ennesimo abbonamento che avete voi a tie-break, a quanto pare. Sì. Ho detto prima, ci sono due abbonamenti qua a Milano, uno è l'ADM e l'altro è il 3-2 di Club Italia. Sì, infatti. Anche se il bilancio comunque ci vede nettamente in positivo. Speriamo di continuare così allora. 6-3 questo sarà diventato 6-4, però rimane il bilancio positivo. E giocarli contro queste squadre sicuramente fa crescere molto le ragazze, per cui alla fine noi non veniamo fuori battuti da queste squadre, da queste partite. Sì, perdiamo la partita, adesso c'è il malumore della sconfitta, un po' di rabbia, un po' di cose che dovremmo chiarirci un attimino in allenamento durante la settimana dal punto di vista tecnico e dal punto di vista tattico, però ovviamente non siamo mai sconfitti da queste. Se si va al tie break si gioca partite così tirate, poi qualcosina noi portiamo a casa sempre. Qui è tutto da Milano, Coach Mancarelli, Mirko Sebrone e alla prossima. Ciao! Ciao!